aiutano il prossimo e lo fanno attraverso azioni di volontariato e di beneficenza e con un lavoro silenzioso ma quotidiano. Sono i volontari dell'associazione Angeli Senza Frontiere che hanno anche organizzato per il secondo anno, per la seconda edizione, il premio nazionale di poesia dedicato e intitolato ad Alessandro Fariello, il cosiddetto poeta guerriero. Ne parliamo con i miei ospiti che ho il piacere di avere qui con me nello studio 2 di Bari. Vito Plantamura, presidente dell'associazione Angeli Senza Frontiere, ben trovato. Cordiale saluto a tutti. Giuseppe Cariello, vicepresidente dell'associazione, ben trovato. Buonasera. E poi abbiamo Paolo Marrone, responsabile della comunicazione dell'associazione, ben trovato. Buonasera. Ed infine abbiamo il piacere di avere Raffaele Fariello, il papà di Alessandro, e Costanza Tetro, la mamma. Buonasera. A tutti. Ecco, Presidente Plantamura, io partirei da lei per spiegare a chi ci segue da casa cos'è, come nasce il premio nazionale di poesia dedicato proprio ad Alessandro Fariello. Bene, allora facciamo una premessa per coloro che ancora non conoscono bene l'associazione. L'associazione Angeli Senza Frontiere è un'associazione di assistenza sociosanitaria, è una ODV riconosciuta dalla Regione Puglia, che si occupa di persone fragili, di persone anziane, di persone che hanno patologie invalidanti, tra queste la sclerosi multipla, la SLA e la SMA. Infatti tra i nostri soci onorari abbiamo Maria Elena Barile, affetta da sclerosi multipla, e Antonella Giuliano, che è affetta da SLA. E sino all'anno scorso, perché purtroppo ahimè ci ha lasciato, avevamo, anche se lo riteniamo sempre tra noi, il grande Alessandro Fariello, un poeta grumese, Grumoapulo in provincia di Bari, chiamato il poeta guerriero, il poeta che parlava con gli occhi perché si avvaleva di un puntatore oculare, e quindi ci è sembrato il modo più idoneo per ringraziarlo ulteriormente dell'impegno profuso in associazione, intitolargli questo premio nazionale di poesia Alessandro Fariello sulle ali della libertà, che è il titolo di uno dei suoi libri, che ci è sembrato appunto per questa sua idea di libertà, questa bella parola, di metterlo come titolo del premio nazionale, che come giustamente ha detto è alla sua seconda edizione. Ecco, poi torneremo sicuramente a parlare dei libri di Fariello. Ora vengo da lei, vicepresidente Cariello, per parlare di quelle che sono le attività portate avanti dall'associazione in questi anni. Noi partiamo praticamente 4 anni fa, da niente, da zero, grazie a un'intuizione del nostro presidente Vito Plantamura, e quindi siamo partiti col taxi solidale, praticamente facevamo attività di volontariato con i nostri mezzi, io, Paolo e altri volontari. Quindi mi ricordo quando partivo con la mia panda, perché qualcuno ci aveva chiamato che doveva andare al policlinico, quindi il disabile, l'anziano che aveva urgenza, e quindi siamo partiti proprio da zero, da niente. E poi diciamo ci siamo sviluppati in maniera positiva, ma grazie anche diciamo all'aiuto di gente volenterosa come noi, che ci ha dato diciamo un grande supporto economico, e quindi siamo riusciti ad avere, a comprare un Fiat Ducato, un pulmino attrezzato con tanto di rampa elettrica e tutto quanto, e quindi praticamente sono 3 anni che rispondiamo alle esigenze dei tanti, tantissimi che ci chiamano, quindi li portiamo al Policlinico di Bari, li portiamo al Diveneri di Carbonara, o anche ci è capitato anche di andare a Foggia per dire agli ospedali riuniti, e quindi voglio dire... Insomma è una realtà che è cresciuta tanto e che non si è fermata neanche durante l'emergenza sanitaria. Assolutamente, è aumentata. Tenga presente che praticamente noi, nonostante i rischi che lei può immaginare, perché giustamente entrare in strutture sanitarie in periodo di Covid non era proprio una passeggiata di salute, quindi però noi abbiamo risposto presente, perché diciamo, fa parte della nostra attività tutto quanto, mascherandoci, tra virgolette, come lei può immaginare all'inizio, noi mettevamo le tute anche per rispondere un po' anche a un'esigenza di sanitaria, quindi prendevamo quindi avevamo anche gli elmetti, perché giustamente per entrare nel strutture non potevi entrare così. E quindi, però abbiamo risposto presenti in quel periodo, e quindi dando anche dimostrazione di grande serietà, perché non credo che sia molto comune trovare associazioni di volontariato che facciano queste cose con puro spirito di volontariato, a maggior ragione in un periodo molto critico. Ecco, signor Marrone, una vera e propria missione la vostra, che come dicevamo non si è fermata neanche durante la pandemia. Quali sono state le attività che avete portato avanti in questo periodo?
All'inizio della pandemia, parlo 2020, molte persone ci hanno richiesto di aiutarli, nel senso di aiuti alimentari. E grazie all'associazione, grazie a tutti noi, l'associazione, abbiamo risposto dando dei viveri a persone che ne avevano bisogno, più di diverse domeniche, cioè parecchie domeniche di fila, insomma, di fila, diciamo. Avete aiutato. Ecco, torniamo a parlare del Premio Nazionale di Poesia dedicato proprio ad Alessandro Fariello, che è stato ribattezzato, l'abbiamo detto, il poeta guerriero. È scomparso, l'abbiamo già detto, un anno fa. Ecco, lo ricordiamo, Alessandro era affetto da asma. Ora le chiedo, signora Tetro, quando l'avete scoperto questa malattia? Soprattutto, come è cambiata la vostra vita di fronte a una diagnosi così terribile? Eh sì, è veramente terribile è stata. Comunque noi l'abbiamo scoperta verso l'infanzia, aveva appena 7 mesi Alessandro. Praticamente non abbiamo capito di cosa loro, i medici, ci stavano dicendo, perché non ci hanno detto del tutto come si doveva evolvere tutta la sua vita. Praticamente piano piano, diciamo, abbiamo iniziato a vagare per gli ospedali. La nostra vita è cambiata, oddio, non è nemmeno iniziata la nostra vita, perché Alessandro, diciamo, dopo un anno, diciamo, è venuto al mondo e avevamo tanti bei progetti di famiglia, come del resto tutte le famiglie hanno, di crearsi una famiglia. La nostra è stata, tra virgolette, molto diversa, però nello stesso tempo è stata molto, vagando per gli ospedali, è stato un amore molto forte verso questo figlio, e ho scoperto di avere un figlio molto molto intelligente. Di lì pian piano ho gli studi che ha fatto, amava molto gli studi, poi piano piano anche, diciamo, ha scoperto di avere questa vena poetica e ha iniziato a mettere giù su qualche foglio dei versi. E praticamente un medico che veniva a casa non voleva che niente in cambio eccetto i suoi scritti, e di lì è nata la sua passione per la scrittura. Ecco, signor Fariello, ci sono delle oggettive difficoltà che le famiglie che aiutano e sostengono queste persone affette da malattie invalidanti, come può essere l'asma, devono affrontare? Sì, la situazione è grave, anzi gravissima, specialmente se non viene accettato con amore, come abbiamo fatto noi. Intanto Alessandro ci ha dato un sacco di soddisfazione, cioè lui ci aiutava a noi. Lui diceva: è inutile che ci piangiamo addosso. Ormai Gesù ha avuto così, dobbiamo andare avanti. Poi anche perché tanta gente, ai minimi problemi, dicono a Dio: perché a me questa croce? Noi no, non abbiamo mai detto questa cosa. Abbiamo detto solo: perché il Signore ha scelto noi per questa missione. E comunque così Alessandro ci ha dato un sacco di soddisfazione. Lui amava tanto la vita che ha lottato anche per far avere diritto agli altri come lui. È stato un cervellone, lui già a 2 anni parlava, addirittura sembrava che leggeva. Lui, sai quando fanno quei libri di poesia di Pinocchio, quelle cose là, lui leggeva il titolo, ma non è che sapeva leggere, lui vedeva la figura. Noi dicevamo che questo è la figura, è il titolo, la persona pensava che lui leggeva, mentre no. E comunque ha lottato per far avere diritto a tutti. E poi è iniziato questa vena poetica che lui non si fermava mai. Intanto, dopo i 3 libri, nei computer abbiamo trovato 200 poesie inedite che adesso dobbiamo vedere come infatti fare. Infatti qui il terzo libro di Alessandro. Sì, questo è il terzo. Che si chiama Tra insoddisfazione ed invenzione. Poi ce ne sono altri due. Sì, il primo era Il mio sguardo sul mondo e il secondo è Sulle ali della libertà, il titolo del Premio Nazionale di Poesia che stiamo portando avanti, il secondo. Sono praticamente delle raccolte di poesia. Sì, noi siamo stati quasi metà della vita di Alessandro negli ospedali, però ce ne siamo sempre usciti, grazie a Dio, perché io sono un devoto di Padre Pio, io tante volte, cioè addirittura una volta all'ospedale avevano fatto morto Alessandro, io rivolgendomi a Padre Pio l'ho rianimato, io, i medici rimasero, e tante altre volte ci siamo ricordati, perché Alessandro, oltre all'asma, aveva anche dei calcoli renali che ogni tanto gli davano fastidio.
Questa volta, purtroppo, l'anno scorso, il 9 marzo, non è stato possibile ricoverarlo perché c'era il Covid, dicevano che Alessandro doveva stare da solo, quindi abbiamo cercato di curarlo a casa, ma purtroppo non è stato... Si ruppe il rene, i liquidi andarono nei polmoni e abbiamo perso Alessandro. Altrimenti, se non era per il Covid, anche questa volta ce la dovevamo cavare. Ecco, e ovviamente quello che è più importante è anche il sostegno delle associazioni come Angeli Senza Frontiere, certo, per non sentirvi soli. Sì, certo, se no loro aiutano tanta gente senza chiedere niente in cambio. Se la gente se la sente di dare, diciamo, anche i soldi del gasolio, li dà, altrimenti non fa niente. Lui, il presidente Vito Plantamura, va avanti col 5 per 1000. Ecco, presidente Plantamura, spieghiamo ai nostri telespettatori quali sono le altre attività che avete organizzato, più nel dettaglio, nello specifico. Abbiamo anche riportato nei nostri telegiornali delle notizie di donazioni anche di defibrillatori, di altri macchinari anche. Sì, quindi riprendiamo un attimo il filo dicendo appunto che l'associazione offre il servizio di taxi solidale, che è un pulmino attrezzato con pedana posteriore elettrica che permette l'accesso alle carrozzine, è un pulmino cardioprotetto, i nostri volontari, quindi abbiamo due, ma ci sono tanti, ce ne sono altri che io ringrazio anche per l'impegno che è profuso in associazione, hanno il costo BLSD. E quindi ci rendiamo promotori anche di donazione di defibrillatori, di ausili sanitari e di tutto quello che quotidianamente chi ha delle patologie, ha dei problemi, necessita. Poi, ecco, abbiamo questo premio nazionale di poesia Alessandro Fariello, che è un'idea fantastica, in quanto veramente sono dell'avviso che gratifica la persona di Alessandro Fariello. Non dimentichiamo che il papà e la mamma sono anche componenti dell'associazione, oltre che i genitori appunto di Alessandro. E quindi questo premio di poesia si svolge in questo modo, è un premio assolutamente gratuito come tutte le nostre attività, è un premio che consiste, o meglio, possono scrivere e inviare le poesie tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni d'età. Il tema quest'anno è la luce dell'umiltà e queste poesie possono essere inviate entro il 15 ottobre all'indirizzo premio Alessandro Fariello 2@gmail.com. Stiamo vedendo le immagini del sindaco di Grumoapula. Sì, stiamo vedendo le immagini del sindaco della città di Grumoapula, perché sia l'anno scorso e sia quest'anno abbiamo avuto il patrocinio gratuito della città di Grumoapula. E quindi io devo, perché è doveroso, ringraziare questo sindaco, questo vulcano sindaco, lo chiamo, questo sindaco attivissimo, il dottor Minenna, e tutta l'amministrazione comunale della città di Grumo, che collabora con noi e crede in quello che stiamo facendo. Quindi dicevo, dopo il 15 ottobre queste poesie verranno inviate in assoluto anonimato ad una giuria che avrà il compito di valutarle e di scegliere quelle che saranno le poesie vincitrici, e magari potrà esserci anche qualche menzione particolare. Abbiamo, se posso, ricordo come è composta la giuria. Certo, sì. Abbiamo il presidente Luigi La Franceschina, che è un docente del pensiero pedagogico. Abbiamo il professor Mario Sicolo, che è un docente ed è il direttore del Dabitonto. Poi abbiamo Nicola Lavacca, che è un giornalista professionista, che scrive per varie testate, quale Famiglia Cristiana, Avvenire, La Gazzetta dello Sport. Poi abbiamo Annalisa Gentile, che è un'imprenditrice. Poi abbiamo Marino Pagano, che anche lui è un giornalista, saggista, un docente, e anche il presidente del Centro Storia e Arte di Bitonto. Poi abbiamo Rossella Giuliano, che è un'attrice, regista, e poi abbiamo una new entry, che è Mariana Carrara, che è una docente e un'animatrice culturale, anche autrice di diversi saggi. Ecco, questa giuria avrà, ripeto, il compito di analizzare queste poesie, nulla sapendo da dove provengono, quindi in assoluto anonimato. Una caratteristica di questa edizione è che non parteciperanno le poesie vincitrici della scorsa edizione. Questo per dare la possibilità anche ad altri poeti di partecipare. E ricordiamo, tra coloro che hanno partecipato, ricordiamo che il terzo posto è stato in ex aequo, abbiamo una poetessa di Palo del Colle e Luca Isoardo,
Il secondo posto è stato attribuito a Sergio D'Angelo, che è un poeta siciliano. Il primo posto è stato attribuito invece alla carissima poetessa Costanza Ducci, che abbiamo il piacere di avere in collegamento Skype. Di Ravenna, che abbiamo il piacere di averla, certo. Ben trovata. Buonasera a tutti. Buonasera. Lei ha vinto la prima edizione del premio Alessandro Fariello con la poesia Liberata. Ecco, di cosa parlava questa poesia? La poesia parlava di un mio momento in cui mi sono sentita libera, perché l'argomento della poesia appunto era la libertà. E io ho cercato di individuare una pennellata della mia vita in cui mi sento galleggiare nella libertà. E quindi è stato durante una nuotata, perché io amo nuotare, e in cui ho provato la sensazione di essere totalmente libera e totalmente felice nell'acqua. Ecco, è stato proprio un mix fra l'elemento dell'acqua, ho immaginato la natura intorno a me e le sensazioni che questo connubio mi provocava. Ecco, la genesi è stata questa. Come è venuta a conoscenza di questo premio e soprattutto quali sono state le emozioni che ha vissuto quando ha saputo di essere la vincitrice del premio? Io sono venuta a conoscenza del concorso per caso scorrendo su internet la lista dei concorsi letterari. Volevo partecipare a un concorso e mi è saltato all'occhio il concorso indetto dall'associazione Angeli Senza Frontiere. Mi è piaciuto l'argomento, mi è piaciuto perché era dedicato a questo ragazzo che affetto da questa patologia, in cui mi sono riconosciuta, perché anch'io ho una patologia che è la sclerosi multipla. Quindi mi sono sentita subito vicina, affine a lui, e sono state proprio delle sensazioni, è stata come una chimica che mi ha fatto andare verso di lui. E le emozioni, cosa dirle di più? Le emozioni sono state incredibili, perché non ero a conoscenza di niente, io mi sono proprio buttata in questa avventura e ho vissuto proprio una sorta di gemellaggio con Alessandro, e poi dopo, quando ho scoperto tutto, ho capito tante cose, ho capito il perché di certe sensazioni, il perché come di un filo, di una mano che mi ha condotto, una mano che ha scritto attraverso di me. Io ho capito poi questo, io sono stata proprio uno strumento nelle mani di Alessandro, che attraverso di me ha voluto dire qualcosa, ha voluto parlare sulle ali della libertà, perché questo era l'argomento. E poi l'emozione più grande che ho provato, assolutamente che non posso spiegare, è stato quando ho sentito che la mamma di Alessandro si chiama come me. Sì, infatti si è creato subito un bel rapporto. Ancora non sapevo di aver vinto, perché io sono stata invitata totalmente all'oscuro di tutto, non mi è stato detto niente, quasi quasi io non volevo nemmeno andare alla premiazione, però mi hanno convinto, il presidente Plantamura, Vito, mi ha convinto e sono partita da Ravenna proprio senza sapere niente. E si è creato poi un bel rapporto anche con la famiglia di Alessandro Fariello. Sì, ci sentiamo spessissimo per messaggio, ci mandiamo sempre saluti, è un legame che non si deciderà mai.
perché non è stato, non l'abbiamo voluto, ma ci è stato donato. Io penso che ci sia stato donato proprio da Alessandro, adesso lo posso dire, davvero, dopo che si è svelato tutto. Ecco, benissimo, Costanza, io la ringrazio per essere stata qui con noi e per averci, insomma, raccontato della sua esperienza e averci lanciato anche un bellissimo messaggio. Grazie. Grazie a voi e saluti a tutti. Grazie di nuovo. Ciao, ciao. Presidente Plantamura, lo abbiamo detto poco fa, queste associazioni di volontariato servono tanto alle famiglie, i cosiddetti caregiver, che sono, diciamo, che si ritrovano a vivere una situazione difficile. Però accanto alle associazioni di volontariato ci vorrebbe, perché è un grande impegno, un grande sforzo quello che voi portate avanti quotidianamente, ci vorrebbe ovviamente una rete che vi accompagni anche. Che ci accompagni, sì, noi tra l'altro sediamo anche al tavolo della disabilità in regione, dove appunto si discute di questi caregiver che hanno veramente un compito arduo nell'assistere i familiari, e noi come associazione cerchiamo di fare quello che si può fare, anche se le associazioni non, e quindi Angeli Senza Frontiere non ha la presunzione di sostituirsi alle istituzioni. Vuole camminare insieme alle istituzioni, cercando di dare tutto quello che è il contributo necessario. E voglio riprendere le parole dell'amica Costanza, perché abbiamo colpito nel segno con la prima edizione, cioè volevamo suscitare con questo concorso delle emozioni. Tanto è vero che abbiamo invitato tutti i poeti che hanno scritto poesie, ma nessuno di loro sapeva se la propria poesia era stata scelta oppure no. La stessa Costanza, come tutti gli altri, sono venuti un po' all'oscuro, hanno partecipato perché era giusto partecipare, poi ovviamente hanno scoperto di essere stati invece scelti per il primo, il secondo e il terzo posto. Quindi questa è una cosa molto bella che fa onore a tutti noi dell'associazione, perché l'associazione non viene fatta solo dal presidente, ma l'associazione è un insieme di persone che condividono un certo modo di concepire la propria esistenza, cioè metterla a disposizione degli altri, mettere il tempo libero a disposizione degli altri e cercare di aiutarli. Mi rivolgo di nuovo a voi, l'abbiamo detto, Alessandro Fariello è scomparso da circa un anno, se non è... 9 marzo dell'anno scorso. Ecco, cosa vi ha lasciato? Cosa ha lasciato nelle vostre vite? Ha lasciato dei ricordi indelebili, proprio impossibile non ricordare tutti i momenti della sua vita e negli ultimi anni quello che ha fatto Alessandro, tanto è incredibile vedere un figlio che non si lamenta, soffre in silenzio, non ti dà, è sempre sorridente, sempre sereno, e in più che aveva tutte queste capacità di dare, di aiutare le persone, di aiutare, non lo faceva per se stesso, ma voleva che gli altri stessero, di essere felici, perché sapeva cosa significava. Certo, lei prima ha detto che Alessandro amava studiare. Sì. Ecco, io... poco prima che arrivaste ho sbirciato un po' su internet, ho visto un po' la storia di Alessandro. Ecco, avete avuto anche delle difficoltà negli istituti scolastici per problemi pratici legati anche a strumenti che magari mancavano in passato? Sì, adesso stanno, diciamo, l'anno scorso, tra il Covid, molti hanno studiato in DAD. Invece Alessandro ha studiato per 13 anni in DAD, senza nemmeno della professoressa. Studiava, era autonomo, cioè era lui che approfondiva le cose. Sì, praticamente ci sono stati molti problemi, perché lui ha studiato in videoconferenza. Praticamente già alle scuole elementari venivano 2 volte, 6 volte, 6 ore alla settimana le insegnanti, poi tutte le ore delle altre ore scolastiche studiava da solo. Alle medie è stato messo la telecomunicazione, un videotelefono, ci sono stati molti problemi assai, però lui ha voluto dimostrare a tutti che non ci sono limiti,
una persona, no, non ci sono limiti. Se uno vuole studiare, l'ha scritto su, non ci sono limiti. Se uno vuole, con le sue capacità, la sua grinta, la sua forza d'animo, si arriva, si può fare tutto. Nonostante le condizioni fisiche che lui aveva, perché lui aveva la cosa che era molto, era l'intelligenza. Dunque, sì, poi si è iscritto anche a distanza di anni, lui amava molto la matematica, andava benissimo in tutte le materie. Praticamente abbiamo avuto difficoltà per il sistema, per la professoressa di sostegno che doveva prendere appunti, perché essendo una materia molto complessa, non doveva dire Alessandro apri, chiude le parentesi, allora doveva scrivere la formula, perché lui si stancava, perché doveva pensare, doveva scrivere, doveva trasmettere, ed ha fatto un lavoraccio in tanti anni di studio. E io l'ho affiancato 24 ore su 24. Io sono andata praticamente anche a scuola, ho studiato di nuovo, non al suo livello praticamente, però sono stata il suo braccio. E poi all'università ho avuto problemi dall'ateneo per il fatto del sistema, per il fatto dell'insegnamento di una professoressa di sostegno, e ha dovuto rinunciare. E lì, in quegli anni, è sorta la vena poetica, Alessandro. La scrittura, a distanza di anni, ha scoperto, si è iscritto all'università privata, campus, però non c'era matematica e ha scelto scienze biologiche. Giusto? Ecco. No. Economiche, sì. Scienze biologiche, psicologiche. In chiusura, brevemente, Presidente Plantamura, quali sono gli altri progetti che avete in cantiere come associazione Angeli Senza Frontiere? Sì, come nostro costume, come mio costume, non anticipo mai un qualche cosa perché non sappiamo se riusciamo a realizzarlo. Comunque volevo, se mi posso permettere, invitare tutti coloro che ci ascoltano a visitare la nostra pagina, non solo come associazione Angeli Senza Frontiere, ma anche come premio Alessandro Faviello, dove troveranno il regolamento ed il modulo di iscrizione. Per quanto riguarda gli altri progetti, ci sono in cantiere dei progetti che stiamo cercando di realizzare, sono progetti comunque che richiedono un po' di tempo, ma un qualcosa che abbiamo già concluso è l'aver partecipato ad un lungometraggio dal titolo Una coperta di stelle, del regista indipendente Vito Gius Potenza. Abbiamo girato insieme a Paolo, insieme a Pino, delle scene a Bari, e in quanto questo lungometraggio si occupa della storia di Clochard, quindi chi meglio di un'associazione di sociosanitaria poteva partecipare. Noi ringraziamo l'amico Vito di averci scelto e so che sono state ultimate l'assemblaggio di tutte le scene e il film dopo la prima andrà in onda in tutte le sale cinematografiche. Benissimo, noi non vediamo l'ora di vederlo. Io vi ringrazio. Posso aggiungere una cosa? Purtroppo il nostro tempo è a disposizione, se è breve, oppure la prossima. No, volevo solo dire che Alessandro amava viaggiare tanto, intanto noi tramite lui abbiamo viaggiato, siamo stati da Papa Francesco in privato, siamo stati a Varalla in provincia di Vercella a ritirare dei premi che ha vinto col secondo libro, e tante altre parti. Lui prenotava tutto, lui organizzava dove dovevamo andare, prenotava gli alberghi, pagava tutto. Noi, grazie a lui, abbiamo viaggiato anche una rianimazione mobile. Grazie davvero per essere stati qui con me. Grazie dell'ospitalità. E per averci parlato di questa realtà. Grazie a tutti. Grazie. E il nostro Focus termina qui, vi invitiamo ancora a rimanere con noi però.